Ciao a tutti, grazie per essere iscritti al canale, iscrivetevi e se non l'avete ancora fatto attivate la campanellina e mettete il like. Oggi faremo un tutorial su un meraviglioso brano di un grandissimo gruppo. Allora, onore, onore a Santo e Johnny e onore, onore al, spero di pronunciarlo giusto, Los Indios Tabayaras. È un gruppo, un duo di chitarristi che hanno fatto un bellissimo brano che si intitola Maria Elena. Noi iniziamo con la prima parte. Velocemente proviamo a ricordarla con gli accordi, però non ci concentriamo sugli accordi in questo tutorial, ma sulle note, perché essendo che ci sono delle basi già prefatte per suonarci sopra, e ringraziamo tutte le persone che ci permettono di avere queste basi. Noi ci concentriamo sulle note a livello pratico, e più avanti vedremo anche che note stiamo usando. Bene, passiamo alla pratica. Vi consiglio di ascoltarvi i vari brani di questo grandissimo gruppo, di questo grandissimo duo, perché sono veramente degli artisti che dovrebbero essere più nominati e presi in considerazione, compreso anche Santo e Johnny e tutti gli altri del genere, che comunque nomineremo più avanti. Uno alla volta li nomineremo tutti. Ecco, passiamo al brano Maria Elena dei Los Indios Tabayaras. Poi ecco, più o meno questi sono. Non l'ho fatto a tempo, però più o meno questi sono gli accordi della prima parte. Allora, il primo è un Si, che per comodità lo faccio qui in alto. Poi scendo al Fa diesis. Scusate. E poi devo passare dal Si, torno al Si, e dal Si devo passare, non è proprio la chitarra adatta per fare questo genere di musica, però noi in qualche modo usiamo il plettro duro e la chitarra non adatta e ci adattiamo. Quindi, dovendo passare al Do diesis minore, passiamo attraverso il Re. Quindi il risultato è questo. Scusate, sto plettro mi fa diventare pazzo. Si, Re diesis minore, Do diesis minore. Poi c'è questo passaggio. È un Sol diesis e poi continuo col Do diesis minore. Quindi poi sono al Fa diesis. E dal Fa diesis ritorno al Si. Questo è il primo giro. Non la sto facendo seguendo il tempo perché mi interessa dirvi gli accordi, lo schema e le note coinvolte. Poi, se voi vi comprate il disco e provate a suonarla sopra, automaticamente viene tutto il resto, il tempo,
eccetera, eccetera. Per quanto riguarda le note, quello verrà da sé più avanti e faremo magari dei tutorial specifici su questa cosa. Adesso mi interessa la pratica, che ci sia risultato subito. Quindi la melodia più o meno fa così. Poi la prima parte è questa. Che è famosissima, riconoscibilissima. Per farla parto alla quinta corda, al settimo tasto, per arrivare al dodicesimo. Poi undicesimo, dodicesimo. Poi faccio 11, 12, 11. Poi dal 9 scivolo al 12. Poi c'è questa parte. Praticamente alla quarta corda scivolo dal tasto 8 all'11. Poi c'è questa parte. Praticamente sono alla terza corda. Alla terza corda al tasto 16. E alla quarta corda al tasto 15. Tengo questo schema e scendo verso il manico con questo schema. Quindi plettro due volte questa posizione. Scusate. Poi scendo e posiziono alla terza corda il quindicesimo tasto e la quarta corda al quattordicesimo. Li plettro e poi scendo ancora e posiziono la terza corda al quattordicesimo tasto e la quarta corda al tredicesimo. Quindi. Poi c'è questa parte. Praticamente sono alla quinta corda e plettro il quattordicesimo tasto, poi 13, 14, 13, 12, 11. Poi c'è questo effetto. Praticamente sono alla quarta corda al tasto 6. E alla quinta corda il tasto 7. Poi il 7, il dito che è sul 7, lo alzo fino all'11, che è nella quinta corda. Poi c'è questa parte. Praticamente al tasto 7 della quinta corda lo porto all'11. Poi il tasto 6 della quarta corda lo porto all'11. Scusate. Ovviamente avevo anche guardato il pentagramma ed è uno dei pentagrammi. Nella raffigurazione degli spartiti è uno dei più fedeli all'originale, più fedeli alla canzone che ascoltate, perché
Però ho fatto delle piccole modifiche perché un po' per adattarla. Ho ascoltato e guardato gli spartiti, ho fatto un po' un misto di quello che ci stava bene. Poi c'è questa scalona. Ripeto. Allora, sono al tasto 12 della quinta corda. 14, 16, poi scivolo 19. Poi 16, 14, 12. Allora, riepilogo perché mi perdo anch'io, farlo lento. Poi, quindi sono alla quarta corda al 13 e l'11. Poi alzo il 13. E ribatto l'11. Quindi. Poi scendo qua. Poi sono alla quinta corda, al 4 e lo alzo. E poi colpisco il 2. E poi, quindi sono alla quarta corda al tasto 4, all'1 e al 4 della terza. Quindi la scalona, allora, se, si sente che scivola in certi punti, bisogna ascoltare il disco originale, mi sembra che scivola qua in alto. Scendo. Bisogna ascoltare molto il disco per capire bene le parti, cioè le sfumature e gli accenti esatti, anche perché non lo fa con questo genere di chitarra, lo fa con tutt'altra chitarra, quindi. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Se sì, mettete il like. Questa era la prima parte di Maria Elena. E faremo anche le altre parti, ovviamente. Preferisco dividerle, essendo un brano molto lungo e complesso, preferisco dividerle parte per parte. Grazie a tutti per la visione.